Market Star sulle fonti TV, appuntamento mensile con gli analisti di Morningstar Italy per fare il punto della situazione naturalmente sui mercati, sugli investimenti, su quello che chiedono gli investitori e sulle previsioni sia di crescita ma anche di potenzialità che arrivano proprio da ciò che il mercato offre. Ogni mese, come detto, sulle fonti TV cerchiamo di approfondire alcuni temi specifici, lo facciamo con Sara Silano, Morningstar Italy. Sara, ben ritrovata in questo 2021. Buongiorno a tutti voi e buon anno a tutti gli ascoltatori. Anche se poi dobbiamo tornare un po' nel 2020, ai noi, dico ai noi perché quasi tutti non vedevamo l'ora di scrollarcelo di dosso questo 2020, e però non dobbiamo neanche essere inconsapevoli e non dobbiamo pensare che siano 2020 e 2021 totalmente scollegati. Una cosa retorica che abbiamo ripetuto più volte ma che poi è anche ovvia. Però insomma in questo momento, in questo frangente, ancora di più lo è. Perché lo dico, l'ho già anticipato, insomma parleremo di quello che è accaduto nel 2020, cercando ovviamente di guardare oltre sicuramente, perché sono, ripeto, cose che ci trasciniamo anche in questo anno, ma cercheremo di capire quali sono stati i punti fondamentali che sono stati con noi, insomma le parole chiave, attraverso delle parole, le classiche parole chiave che ci danno modo di approfondire punto per punto. Allora Sara, tu sei pronta? Perché è un po' una maratona questa. È una maratona quella di oggi, ma vero? Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, assolutamente, assolutamente sì. Allora, dall'A alla Z, esatto, ripercorriamo il nostro alfabeto. Diciamo che la macro parola in generale è pandemia, voglio dire, questo lo sappiamo già. Se vogliamo andare nello specifico, pandemia Covid 2019, coronavirus. Allora, Sara, partiamo da qui. Che effetto ha avuto sui mercati? Facciamo proprio un check generale. Sì, lo ricordiamo, Covid-19 è proprio il termine che è stato assegnato alla malattia associata al coronavirus del 2019 ed è stato un ceppo appunto di coronavirus che non era mai stato identificato nell'uomo. Ma cosa è accaduto sui mercati nel primo trimestre? Lo abbiamo visto molto chiaramente, ha fatto crollare i mercati, li ha fatti crollare con perdite che hanno superato anche il 20% su molti listini, compreso quello italiano. Bisogna dire, ecco qua lo vediamo nel grafico, che molti listini hanno recuperato a partire da quello cinese, quello statunitense, e quindi hanno superato quella fase fortemente negativa. Altri listini non ce l'hanno fatta, e tra questi Piazza Affari, l'indice Morningstar Italy, azionario, ha chiuso l'anno con un calo di oltre il 7%. Nel complesso i mercati azionari globali hanno chiuso l'anno con un rialzo del 4%, 4-5% diciamo. Sì. Ecco, infatti stiamo vedendo anche l'andamento dei principali indici Morningstar azionari nel 2020. Io l'ho usata la parola che adesso ti metto sul tavolo, Sara, come macro parola, perché di fatto è così, però analizziamola, cioè pandemia. E questa parola pandemia è strettamente collegata con un altro concetto che ti dico in inglese, ma poi lo riprendiamo assolutamente in italiano, che io preferisco sempre, ma si è utilizzato tanto il new normal, no? Quindi la nuova normalità, ed è peraltro, se ci pensiamo bene, anche un concetto nuovo a prescindere da quello che significa, no? Che ha portato chiaramente un ventaglio di novità pazzesche. Perché cosa vuol dire nuova normalità? Cioè la normalità è qualcosa che ci riporta all'abitudine, ma se diciamo nuova, cioè, capito? E quindi è un concetto molto affascinante, anche se vogliamo. Allora cerchiamo di declinarlo sempre a livello economico e purtroppo legato alla pandemia. Assolutamente, la pandemia è proprio un'epidemia che si diffonde ovunque molto rapidamente e quindi invade paesi e continenti diversi, ed è quello che è avvenuto. La pandemia, e qua ci ricolleghiamo al tema del new normal, effettivamente ha cambiato il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di incontrarci. E ci siamo abituati ad esempio a indossare le mascherine, a rispettare delle regole igieniche, abbiamo ridotto le nostre frequentazioni di ristoranti o addirittura azzerate perché sono stati chiusi, quindi ecco qui che è entrata poi un'altra parola che è lockdown.
e quindi la necessità di non poter uscire di casa, di avere forti restrizioni ai movimenti. Questi sicuramente hanno portato dei cambiamenti nel nostro modo di vivere e l'inizio di una nuova normalità. In realtà i grandi shock del passato ci dicono che poi la gente pian piano torna a vivere nella sua normalità, quando questa potrà essere, ma sicuramente alcuni cambiamenti nei modi di lavorare, così come di fare shopping, probabilmente rimarranno a lungo. Ok, allora veniamo alle conseguenze economiche della pandemia, che è quello di cui abbiamo parlato più volte, della recessione e soprattutto di quello che dobbiamo mettere in conto. Assolutamente, il termine recessione è un termine che nel 2020 è stato realtà e speriamo che non lo sia appunto nel 2021, perché comunque l'incognita della pandemia è ancora un'incognita molto pesante. Il quadro macroeconomico, soprattutto in Europa, rimane sfidante perché ci sono restrizioni, ci sono ancora lockdown, è partita la campagna vaccinale, ma siamo lontani da dire che siamo fuori dal pericolo. Nel suo outlook di ottobre, l'ultimo disponibile, il Fondo Monetario Internazionale ha previsto un calo del prodotto interno lordo globale di 4,4% nel 2020 e un rimbalzo superiore al 5% quest'anno. L'area euro è tra le zone più colpite, non c'è bisogno di dirlo, si stima una riduzione del PIL dell'8,3%, mentre negli Stati Uniti sarà di circa la metà. Anche qui poi è previsto un rimbalzo quest'anno, però sono dati molto pesanti e per l'Italia lo sono ancora di più perché la correzione nel 2020 dovrebbe essere stata circa il 10%, superiore al 10%. Fa eccezione sicuramente la Cina, che è stata la prima a entrare nella fase pandemica, di lì è partito tutto, ma che probabilmente chiuderà il 2020, dico chiuderà perché parliamo ancora di stime, non abbiamo ancora i dati definitivi, con un rialzo di circa l'1,9%. Per gli investitori però vorrei ricordarlo, il dato che rileva è quello di lungo termine e quindi la capacità delle economie poi di assorbire questi tipi di shock. Assolutamente, ecco Sara, chiaramente sono stati necessari in un anno difficile di recessione, no? Questa è la parola che abbiamo analizzato adesso, degli aiuti che sono stati principalmente quelli delle banche centrali, hanno messo a disposizione ovviamente liquidità, ingenti aiuti ai paesi in difficoltà e ancora di più rispetto agli anni precedenti, dove già comunque eravamo abituati a considerare i mercati drogati, e questa è l'espressione, a me non piace tanto, però è quella che si usa di più, quindi che ci permette di andare più diritti alla questione proprio dall'intervento delle banche centrali. In Europa, così ci aggiungiamo, oltre al tema banche centrali, anche altri termini che sono diventati di uso comune in Europa, dall'Europa sono arrivati termini come recovery fund e MES, peraltro di attualità incredibile anche in questo momento, perché il 2021 sarà l'anno, no, del recovery plan, quindi con Bruxelles che deve approvare i piani dei paesi membri dell'Unione. Quali sono le differenze? Perché bisogna mettere sul tavolo entrambe le questioni. Sì, ecco, diciamo subito che io preferisco a recovery plan, che è un termine molto usato, soprattutto qua in Italia, il termine next generation EU, nel senso che Sì. il piano non vuole solo essere un aiuto all'economia, ma per ripartire, ma anche un investimento nel futuro. E forse questo vale la pena sottolinearlo guardando al futuro, guardando anche a come questo piano si collega col Green Deal, ossia le iniziative per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 nell'Unione Europea, i temi della digitalizzazione, che sono considerati fondamentali per la crescita, ma anche per la resilienza delle società. Che cos'è? È uno strumento da 750 miliardi di euro che dovrebbe aiutare gli stati a ripartire, rilanciare l'economia e sostenere gli investimenti privati, insomma qualcosa che ci dovrebbe far uscire dalla crisi. Diverso è il MES, che è il meccanismo europeo di stabilità, lo ricordiamo, anche detto Fondo Salva Stati, Sì. spesso viene chiamato in questo modo, che era stato istituito, bisogna dirlo, nel 2012 per garantire la stabilità finanziaria nell'area euro. Ricordiamo appunto la crisi del debito sovrano di allora, però poi è cambiato nel tempo, è un'organizzazione intergovernativa che viene regolata dal diritto pubblico internazionale e che ha sede in Lussemburgo e i suoi azionisti sono i paesi della zona euro. Il MES, bisogna dirlo, emette degli strumenti di debito
per finanziare prestiti e altre forme di assistenza finanziaria nei paesi della zona euro. Ultimo dato, il 30 novembre 2020 è stata approvata la riforma da parte dell'Eurogruppo, sono state cambiate alcune condizioni di attivazione, ma sicuramente ecco, rimane forse quello che è l'oggetto più di dibattito a livello anche italiano sul suo impiego e sulla sua possibilità di impiegarlo. Certamente, Sara, parlando di Europa, non possiamo non parlare di Brexit perché la fine proprio del 2020 ci ha portato una soluzione, una risoluzione in quella che è stata definita più volte una saga e una soap opera, no? Quindi le trattative tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. Allora, Brexit. Brexit è proprio una parola chiave che ci portiamo già da qualche anno, insomma, nelle nostre trasmissioni più o meno all'inizio e alla fine dell'anno ne parliamo sempre. In realtà il 31 dicembre è terminato il periodo di transizione, ma io non penso che archiveremo questa parola nel 2021. È stata evitata la cosiddetta Brexit, hard Brexit, scusate, cioè un'uscita senza alcun accordo, ma le trattative sono tutt'altro che concluse, lo sappiamo tutto. Ci sono state a fine dicembre delle intense trattative per trovare un accordo, ora devono ancora essere approvate dal Parlamento perché queste entrino ufficialmente in vigore e se guardiamo forse al grafico adesso dell'indice Morningstar azionario della Borsa di Londra vediamo che ha fatto peggio di quello europeo con il divario che ecco lo vediamo adesso è andato a allargarsi nel corso dell'anno nettamente, la perdita è stata superiore all'11% quindi l'anno che si apre possiamo dire che è ricco di sfide legate all'uscita dall'Unione, ma anche agli sviluppi della pandemia. Assolutamente, sì, perché poi le due cose sono assolutamente collegate. Infatti, poi oltre a essere già lenta come trattativa di per sé, insomma, con la pandemia e il coronavirus è stato tutto assolutamente rallentato. Adesso, Sara, vorrei spostarmi con te su Wall Street, anche qui. Forse dovremmo parlare dell'uomo dell'anno più che della parola chiave, che è vero che è sempre dall'America, ma non è più Trump, ma è Biden, il nuovo presidente eletto, anche se poi Trump, insomma, la figura di Trump, sarà sempre al centro dell'attenzione. Però, con il cambio di guardia alla Casa Bianca dobbiamo attenderci in generale dei cambiamenti che arrivano dalle politiche diverse, no? Di Joe Biden e sugli investimenti, quindi questa parola collegata a Joe Biden, cosa cambierà? Sì, le elezioni presidenziali si sono tenute il 3 novembre e abbiamo visto tutto quello che è seguito, le difficoltà appunto che sono seguite, che non abbiamo ancora neanche visto la fine, nella sua poi proclamazione e ora nel suo insediamento. Sì, Joe Biden ha vinto, partire dal Partito Democratico, penso che sia importante anche che abbia scelto come vicepresidente una donna, Kamala Harris, che è la prima donna nella storia degli Stati Uniti a rivestire questa importante carica. Le presidenziali, bisogna dirlo, non hanno mai avuto grossi impatti sugli investimenti e sulla borsa, e qua lo vediamo dal grafico, forse, però Biden è importante per le implicazioni che avrà la sua politica fiscale, la sua politica ambientale, quindi la lotta al cambiamento climatico e la sua politica sanitaria, oltre che chiaramente i rapporti internazionali e in particolare con la Cina. Wall Street infatti non si è fatta spaventare da tutte queste incertezze legate alla politica, lo vediamo, ha chiuso l'anno in positivo e soprattutto grazie all'andamento del settore tecnologico che è stato de determinante, lo vediamo in nella linea blu, quello che è stato il ruolo del settore tecnologico americano nella performance dell'indice di borsa. Parlavamo di politiche diverse ovviamente che riguarderanno l'America con Joe Biden rispetto a Trump, sicuramente posizioni molto diverse tra i due riguardano il cambiamento climatico, che è un argomento, un tema centrale non solo dell'opinione pubblica, ma proprio anche delle nostre discussioni televisive, Sara, no? Abbiamo parlato tante volte dei passi più accelerati che tutti dovranno fare proprio da questo punto di vista. Le posizioni, come detto, sono opposte, no? Tra Biden e Trump. Possiamo quindi considerare, a conti fatti all'inizio di questo 2021, il cambiamento climatico un concetto chiave, più che parola, un concetto, però insomma poi sono anche due parole.
È una parola chiave, sì. Negli ultimi mesi negli Stati Uniti ci sono stati numerosi annunci relativi al cambiamento climatico da parte delle principali autorità finanziarie e il tempismo appunto non è casuale con la nomina di Biden che ne ha fatto una priorità. Bisogna ricordare che in occasione della pubblicazione del suo Financial Stability Report, la Fed ha identificato per la prima volta il cambiamento climatico come una vera e propria minaccia alla stabilità del sistema finanziario, questo fa riflettere. La stessa Federal Reserve ha chiesto di entrare a far parte del Network for Greening the Financial System, ossia proprio un'alleanza per rendere più verde, tra virgolette, il sistema finanziario. E questo si lega anche al possibile rientro nell'accordo di Parigi degli Stati Uniti. Inoltre alla SEC, che è la Consob americana, è stato chiesto di incorporare i rischi climatici nelle appunto reportistica delle imprese. Insomma, quello che vediamo negli Stati Uniti forse è quello che negli ultimi anni abbiamo visto in Europa, che veramente lo ricordiamo, l'Unione Europea in questo tema è capofila, è all'avanguardia e potrebbe anche in qualche modo dettare l'agenda futura. Ecco, io resterei ancora su questi temi, parlando di investimenti sostenibili. Abbiamo sentito dire tante volte che nel 2020 proprio gli investimenti sostenibili sono diventati mainstream, quindi che sono entrati più, no, anche nella discussione quotidiana e che l'accelerazione di cui parlavo prima probabilmente ha cominciato ad avvenire proprio nel 2020. Ma potremmo definirli un po' un settore anticrisi Covid, cioè che comunque regge, anzi diventa sempre più potente nonostante tutte le penalità che il Covid porta con sé. Hai toccato un tema delicatissimo, il tema degli strumenti sostenibili come strumenti anticrisi. Sì. Ci sono fior di studi che un po' sono stati prodotti, un po' sono in lavorazione proprio per capire effettivamente se c'è comunque una maggior resilienza di questo tipo di strumenti. Sicuramente ne parleremo nel corso dell'anno di questo tema. Guardiamo però ai dati che oggi abbiamo e se guardiamo ai dati, l'industria dei fondi sostenibili è in forte espansione in tutto il mondo e non sembra risentire appunto della crisi che ha generato la pandemia. Secondo le nostre statistiche, il patrimonio netto globale ha superato i 1.200 miliardi di dollari e l'Europa in effetti anche qui è all'avanguardia perché ha comunque oltre 1 miliardo di dollari di asset di questo totale, quindi la gran parte. Lo stato di salute dei fondi sostenibili si vede anche nel lancio di nuovi prodotti che è continuata nel corso del 2020, nonostante la pandemia. D'accordo, allora io resterei in tema, sempre in questo tema, proprio perché guarda, stiamo già mostrando anche praticamente che ne parleremo decisamente molto, non solo noi in generale, nel corso del 2021, in tema ESG. Avete inserito come termine chiave del 2020 un acronimo DEI, DEI. Cosa significa? Sì, l'acronimo di AI, che è appunto in inglese Eh di sì, AI, esatto. però fortunatamente in questo caso l'acronimo coincide nelle parole italiane ed inglese, quindi possiamo parlarne anche in italiano, e indica tre temi chiave: diversità, equità e inclusione, che possono essere quella famosa S della ESG, quindi il sociale, le tematiche sociali, e che è dunque un concetto molto più ampio di quello della parità di genere, perché tocca temi come le disuguaglianze all'interno della popolazione, che è veramente un tema chiave del 2020 e probabilmente purtroppo anche del 2021. L'aumento delle disuguaglianze a livello mondiale è proprio uno dei motivi dell'insostenibilità dei sistemi economici attuali. Se noi guardiamo il coefficiente Gini, che viene usato proprio per misurare la distribuzione del reddito, questo indica che nel mondo la popolazione vive in media in paesi dove le disparità si stanno inasprendo, quindi siamo in una situazione di inasprimento delle disparità. La paura, del coronavirus, le restrizioni alla vita delle persone hanno amplificato questi malumori che c'erano già prima, però sono stati accentuati. Bisogna anche ricordare per l'anno del 2020 che negli Stati Uniti
L'uccisione di George Floyd, quindi l'afroamericano per mano della polizia a maggio del 2020, aveva scatenato delle proteste contro il razzismo sistemico, ma che vanno proprio lette in questo aumento delle disuguaglianze che diventa sempre più insostenibile. Quindi io direi che probabilmente appunto della S di ESG e quindi di questo acronimo diversità, equità e inclusione continueremo a parlare proprio perché ha delle conseguenze non solo economiche ma anche sociali. Esatto, beh, anche quello esatto delle diversità è un tema forse un po' più indietro rispetto ai temi ambientali, non so, Sara, mi viene anche la sensazione, la sensibilità, no? Anche se ce lo trasciniamo dalla notte dei tempi, però è un tema necessariamente da prendere un po' in modo più netto. Altro acronimo, perché Sara, mi sono divertita per così dire andare nel vostro vocabolario. Nel vostro vocabolario 2020 c'è un altro acronimo, TINA. TINA, non so se lo vogliamo pronunciare all'inglese, ma mi piacerebbe però spiegarlo al pubblico indipendentemente dall'inglese o l'italiano. Esatto, sì, assolutamente. TINA è questo acronimo che è stato coniato sui mercati, quindi there is no alternative significa, cioè non c'è nessuna alternativa. Era usato in realtà dal primo ministro britannico Margaret Thatcher, quindi non viene propriamente dai mercati, ma i mercati l'hanno poi fatto proprio. E la Thatcher lo usava per indicare che l'economia di mercato era l'unica funzionante. Più recentemente, però in borsa è stato preso questo acronimo e ha indicato in qualche modo per spiegare che il sovrappeso dei titoli azionari in portafoglio è l'unica possibilità in questo momento perché tutte le altre asset class hanno rendimenti molto bassi e quindi si parla di effetto TINA appunto per indicare che l'equity sale in quanto gli investitori sono convinti che non ci siano alternative migliori. Però ecco, fino a quando questo durerà, e forse questa è un po' la domanda che dobbiamo farci all'inizio del nuovo Ecco, anno. però quante domande già che ci stiamo facendo all'inizio del nuovo anno. Allora, abbiamo detto, insomma, una sorta di maratona, chiaramente non abbiamo preso tutte le lettere dell'alfabeto, però le abbiamo percorse dalla A alla Z. Una delle ultime lettere del nostro alfabeto è la V. E insomma, si pensa alla V, cosa si pensa al V-Day, al vaccino day, quindi vaccino. E che peraltro, oltre a essere la V, una delle ultime lettere dell'alfabeto, quella dei vaccini è anche una delle ultime notizie del 2020, no? Anche se se ne è parlato tutto l'anno proprio in previsione di avere un vaccino efficace contro il coronavirus, però appunto è arrivato nell'ultima parte del 2020. Una parola chiave però che fa da ponte, 2020-2021, perché grazie al vaccino possiamo aggrapparci più alla speranza di poter uscire da questo periodo di pandemia, Sara. Assolutamente, io non entro ovviamente nelle questioni scientifiche di cui non sono assolutamente competente, guardo in borsa cosa è successo. In borsa la corsa al vaccino ha avuto effetti, soprattutto sulle aziende chiaramente farmaceutiche e biotecnologiche. In Europa, noi lo sappiamo, l'EMA, l'agenzia appunto per il farmaco, ha approvato quelli di Pfizer, BioNTech e Moderna, che sono anche già arrivati nel nostro paese, stanno valutando altri vaccini a livello europeo del gruppo Johnson & Johnson, ma forse quello di cui si parla di più in Italia è quello di AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford e anche con realtà italiane. Moderna, ecco, guardiamo ai dati di bilancio, guardiamo cioè ai dati di borsa e vediamo anche in questo grafico è quotata al Nasdaq ed è salita del 430% in dollari in un anno e questo sicuramente fa riflettere sulla corsa al vaccino. BioNTech del 140%, altri invece gli analisti di Morningstar li considerano appunto sottovalutate, quindi indicano un rating di 4 stelle, che sono quelle che hanno meno beneficiato di questa corsa al vaccino o addirittura nel caso di AstraZeneca vediamo che la performance del 2020 è stata negativa. E quindi sicuramente possiamo dire che la corsa al vaccino c'è stata anche in borsa ed è andata a premiare quelle realtà più sul fronte dell'innovazione, in ogni caso, che oggi Esatto. appaiono, bisogna dirlo, però molto molto Eh costose. sì, esattamente, però appunto innovazione, evoluzione, digitalizzazione, vabbè, l'ambiente, insomma, tutte questioni che sono state,
come dire, alle quali è stata data proprio una spinta da questo momento e dal, così almeno vedi, è tutto collegato dalla nuova normalità, no, di cui abbiamo parlato nel New Normal, e quindi con tanti concetti che sì, sapevamo che prima o poi sarebbero emersi in tutta la loro prepotenza, ma che l'hanno fatto ancora in modo più veloce. Salutandoti, Sara, perché appunto vaccino, proprio perché fa da ponte tra il 2020 e il 2021, era l'ultima parola che abbiamo evidenziato, però ti chiedo se c'è... Ma ti viene in mente qualche altra parola più facoltativa che vogliamo buttare lì sul tavolo, che magari possiamo riprendere nelle prossime puntate di Market Star? Sì, un'altra che magari ci proietta un po' più nel terreno della speranza, anche se, o comunque della fiducia, o comunque del fatto che gli investitori europei possono, possano trovarsi in futuro in un terreno migliore, è quella low cost. Low cost riferito al costo dei fondi. In effetti, i nostri studi, proprio alla fine dell'anno, hanno dimostrato che le commissioni medie dei fondi, in Europa non sono mai state così basse come lo sono oggi. Lo studio Morningstar ha guardato le commissioni tra il 2013 e il 2000, ottobre 2020 e il costo medio ponderato per il patrimonio è sceso del 31% in questo periodo allo 0,69%. Anche quello equiponderato, qua sono termini un po' tecnici, però ci basti sapere che i costi sono generalmente scesi. E un ruolo importante hanno avuto chiaramente le strategie passive e gli ETF che hanno fatto da traino a questa discesa. Quindi questo è sicuramente un dato positivo con cui io vorrei lasciare gli investitori, che continueremo a monitorare, però ricordiamolo perché è positivo, perché i costi influiscono sulle performance e quindi in ultima istanza sul rendimento che un investitore può Eh ottenere. certo, assolutamente sì. Beh, Sara, hai visto una maratona che però siamo riusciti a portare a termine, quindi un esercizio che anzi bisognerebbe fare di più perché così si ha tutto un po' sott'occhio. Io ti ringrazio, rimando i nostri telespettatori a rivolgersi a voi attraverso Morningstar Italy per altri approfondimenti. Naturalmente l'appuntamento sulle fonti TV è sempre il primo mercoledì del mese, quindi ci rivediamo il mese prossimo. Benissimo, allora buon mese a tutti. Grazie, grazie a Sara Silano, Grazie. grazie a Morningstar Italy per questa collaborazione. Noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco sui mercati, analisi con messaggi per le vostre richieste.